Due barche a vela, sei kayak e 569 miglia da percorrere da Agropoli in provincia di Salerno fino in Tunisia. Oggi, 28 giugno 2016, incontriamo Raffaele Bove, presidente dell'associazione Mediterraneo Mare che Unisce, nel bellissimo stabilimento balneare dell'amico Roberto Schettino sulla spiaggia a Fiumicello di Maratea. Siamo partiti il 24 giugno da Agropoli e arriveremo a Tunisi il 15 luglio. Abbiamo fatto tutte alcune tappe in Campania, sono 20, in Calabria, in Sicilia e poi arriveremo a Tunisi. Il nostro messaggio è un messaggio di pace, un messaggio sportivo, un messaggio umanitario. Presidente, quante persone siete che farete questa avventura in kayak da Agropoli a Tunisi? I kayakers sono quattro, lo staff che ci segue con un camper sono due e affiancato abbiamo anche degli esperti di primo soccorso che insieme a noi gestiscono dei gazebo, uno sulla sicurezza alimentare e dieta mediterranea e l'altro appunto sul primo soccorso. Come mai fate tutto questo? Beh, l'idea è nata nell'estate del 2015. E quando abbiamo sentito di questi morti su queste imbarcazioni e simbolicamente abbiamo pensato di fare un percorso al contrario, cioè da Agropoli a Tunisi per dire ai nostri amici tunisini del Maghreb eccetera che il Mediterraneo è una grande famiglia e che l'imbarcazione, che può essere una canoa o uno scafo, deve essere un'imbarcazione di pace, di viaggio, di conoscenza e non come accade un'imbarcazione, tante volte uno strumento di morte. Presidente, voi avete anche partner importanti, quali sono? Abbiamo innanzitutto il comune di Palermo che ha aderito subito all'iniziativa, anche per la storia di Leuro Corlando, che è una città faro nell'area del Mediterraneo, poi il rettore di Milano, la facoltà di veterinaria di Napoli, l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, le società scientifiche, ma soprattutto tutti i comuni che abbiamo contattato nella fase preparatoria del progetto. Oggi siete qui a Maratea, come sarà la vostra giornata? Oggi diciamo che abbiamo avuto un'accoglienza particolare, un'ospedalità veramente fantastica e per cui oggi pomeriggio ci intratterremo con la popolazione. E incontreremo i cittadini, gli amministratori, alcuni giornalisti. Il nostro è anche un'esperienza di condividere un progetto con gli altri partner e soprattutto con i cittadini per fare l'esperienza di una cittadinanza attiva e di una fratellanza che ci accomuna, che è riferibile all'appartenenza al Mediterraneo. Presidente, benvenuto a Maratea, anzi benvenuti e in bocca al lupo per tutto. Grazie a lei, arrivederla.